per dirci Allora, quanto. Kenzo, ti volevo Oggi dire spiega. una cosa importante, che oggi 19 settembre è il compleanno di zio Aristofano, facciamo 7 anni. Ma facciamo, aspetta. Ciao, Draghera, culo, mi sei mancato, Draghera. Due domande incredibili in mezzo alla live. Ma secondo te chi c'è il cazzo più grosso, Luffy o No, l'ha Sanji? già fatta la domanda. Quale Ah, sarà la nostra ok. programmazione settimanale? Ci ha subito riportato al dovere, Drigger Alex. Sì, c'è una programmazione. Bravissimo. Ma secondo voi è Comunque, il cazzo più grosso, Sensei, Kenzo o Ant? secondo me, Interessante. Sensei. Aspettate che Sensei. sparo un sondaggio. Non Li misuro io e poi vi faccio sapere. so come cazzo fai, Jake. Tu, Jake, sì, secondo me ce l'ha Jake. Comunque sì, Kenzo, è il compleanno di zio Aristofano della pagina Facebook. 19 settembre Incredibile, 7 2016. anni? Cioè, Sì, 7 anni. Cioè, incredibile. Assurdo. E io ci sta sto cosa dentro va avanti da... da 7 anni. Mi Fa strano ricordo pensarci. manco... Sta cosa. Sto incubo. Sta cosa. Oddio. Dov'erano i sondaggi? Gestisci il sondaggio. Crea sondaggio. Faccio Ok. io? Faccio Mancuno io. lì. Mamma, che cazzo di caldo, mi sto sentendo male col Sette caldo. anni! Sette anni! Ha detto anima. Bresi. Proprio Bresi. Sensei, preferisci Sensei o FK? Ah, è indifferente. Allora, io qui Jack, ho messo voglio tutte le tu ora, Jack, opzioni però. perché siamo nel 2023. Vai, votate. Cioè, comunque potete chiamarvi JFK. Vero? Non c'è. Cioè, No, noi siamo Jack incredibile. Fotto. Jack Fotto. Ah, ok. Senza FK, lol. Ma in tutto ciò, cioè, fino ad ora di cosa avete parlato? Cosa mi sono perso io? Cosa ti sei perso? Ti sei perso. Ante, ma hai recuperato Boruto? Kenzo, c'è Non ce la faccio più. praticamente. Che palle, sono 3 mesi che lì. Anzi, no, è da aprile, quando c'è stato la pausa, che ti ho detto, Ante, recupera cazzo di Boruto. Anzi, sì, ma me lo leggo, tanto mo sta in pausa, sto cazzo, porco Giuda. Non si possono Ragazzi, fare contenuti su sto pagina. Ma provo a iniziare a postare solo, faccio tutto. allora ve lo dico, entro la fine di settembre leggo Boruto e poi sento un po' di eco comunque, non so se sono io. Vabbè, vittoria facile comunque il sondaggio, non dovevo mettere l'opzione forse. Mi sa che di sì. E poi faremo live, leggeremo mensilmente Boruto, io e Kenzo. Assurdo. Nuovo Shingeki. Secondo me Altro tra che domani. Shingeki. Altro che Boruto, No, certo. altro che Shingeki, Shingeki, no, eh. altro che Shingeki, Oh, Boruto. Boruto, se vai su Manga Plus sta altro, ragazzi. Domani Boruto domina. Vediamo qua, vediamo la top. Ma esce su Manga Plus, Boruto, non mi ricordo. Sì. Ah, Trigger Alex richiede. Mi spiace informarvi di questa cosa, ma siete obbligati a fare una live commento sul live action di One Piece appena la chiusura del canale. Allora, io in realtà un commento l'ho fatto sul canale Telegram, che ti passo. Oh, comunque, non so, ma ultimamente vedo che va molto. Cioè, è uscito il primo capitolo di Sto Kagurabashi, che è molto simile a Assurdo, Kagurabashi. assurdo, Andiamo, Sto Kagurabashi. Kagurabashi! Manga roulette! Manga roulette, si Assurdo! storna. Subito manga roulette, dov'è? Andiamo su Manga Plus. Cioè, Dai uno. ragazzi, Ed è subito primo manga roulette. annuncio della serata. Da che facevamo manga roulette in maniera settimanale, poi l'abbiamo fatto tipo quando ce ne ricordavamo, scherzo, quando avevamo soldi perché a un certo punto li finivamo. Proviamo a portare manga roulette mensilmente. Quindi, che ne so. Tipo prima settimana del mese, ultima, non comunque. Proviamo a portarlo mensilmente. E a differenza delle volte precedenti, in cui, che ne so, se leggevamo un certo manga, regalavamo solo quello. Qualsiasi manga leggiamo, regaliamo qualsiasi volume di quelli che abbiamo già letto. Quindi, questo è il primo cambiamento del canale. No, non l'ho seguito, però poi dopo te lo chiedo. Che ne abbiamo parlato l'altro giorno. Ma cioè, Niente, non allora, posso condividere lo schermo.
Perché? Ma che sta a fare senza di tutto ciò? Non ho capito. Non lo so. Su YouPorn. Cioè, vuole condividere lo schermo. No, devo fare una cosa. Devo fare. Ah, vuoi vedere Kakura Pachi? Sì, dobbiamo fare il manga roulette qui. Oh, ma sembra. Così. Cioè, ha fatto un po' di scalpore, ragazzi. Sta tipo. Sta in top 10 già su Manga Plus. Ma è quello che 3... ha consigliato Paolo? Sul gruppo cazzo Telegram era un altro. È quello che ha consigliato Reddit. È quello che. Ci sta. Primo posto One Piece. Secondo Chainsaw Man. Terzo Boruto. È grave, Kenzo. Kaisen, quindi... Non dovevi dirmelo. Quindi Mera Academia, ragazzi. Mera Academia sta calando. Qui dobbiamo puntare tutto su Boruto. Ma Mera Academia è sempre su quella posizione là? Ah, a proposito di Mera Academia, io ho una sorpresa. L'ha letto. No. Ha letto Chainsaw Man. No, non c'entra niente con Mera Academia. Cioè, la sorpresa su Mera Academia è che io ho letto Chainsaw Man. Vabbè, esatto. Siamo là. È sempre un solito... Cioè, sono i supereroi. Sì. Una sorpresa per te e per Kenzo. No, ma è una cosa che stai per dire oppure... No, ma è una cosa che saprete tipo tra 2 mesi. No, così a caso, una cosa che ha tirato fuori, io me ne sono reso conto adesso di cos'è. Ah. Il cazzo. Il cazzo, sì. Ora se l'hai visto qua sotto. Quindi cos'è sta cosa? No, lo scopriremo fra 2 mesi. Come tra 2 mesi? Quando avrò finito di leggere Boruto, Kenzo. Sì, ciao. Ciao, circa. Ormai non ci credo più a sta cazzata. È incinta, oh, cazzo, devo. Ah, un'altra sorpresa, sì. Due mesi, ho già preso Sì, 2 mesi incinta. 2. Clap clap le palle che sbattono. Quindi immaginate quando io farò l'annuncio che sono in dolce attesa in live. No, è impossibile. Oh. Non può succedere una cosa del genere. E quando lo farà Kenzo, che è in dolce attesa? Secondo me ce l'ho qualche figlio illegittimo in giro. Sì, Kenzo partorisce come... Come si chiama? Come casca. Ah. Ciao Paolo, buona partita. Ciao Paolo. Tocca regalare la bambina. Buona Lazio. Ma Jack se sei convivo, no? Sì. Sì, gli ho dato il sottoscala. Esattamente. La cantina, il giusto per... Il letto che ha dato, il sottoletto. Nella cantina di Jackson, sì. Ora mi sono per decidere chi sono il padre. In questo nuovo arco narrativo punteremo su One Piece, Boruto... Quando Kenzo comincia con questi discorsi non sai mai se sta per dire una cosa che effettivamente abbiamo concordato, se sta per dire una cosa che ha appena pensato o se sta per dire una cazzata. No, One Piece, Boruto e My Girlfriend Gives Me Goosebumps. Ecco. Ma che è? Andiamo a cercare su mangawallets.com. Ma perché Lorenzo per sembra che stato, tipo Lorenzo. Ci sta per dare l'addio? Non è un sembra. Nella leva di One Piece danno 50 euro a botte. Ma a botte senso che ti fai. Va bene, ragazzi, come possiamo già. No. Come funziona? No, aspetta, io che hai detto? È distante da chi fa queste cose, però è da chiedere sempre ormai. No, aspetta, che hai detto 50 euro a botte nel senso di botta di cocaina? No. Nel senso, vado un attimo in bagno e ti fai una. Chiaramente non c'è nulla qui sotto, cioè non è soltanto una gesta. Betty, grande. Buon compleanno, Betty. Ormai. Vedi, è rimasta solo l'Osaka. Ma pure Betty è in minorenne. No, ormai no. Ciao Ant, un grande. Grazie mille, Antmat 99. Nella live non di One Piece, facciamo solo live a tema di tutto tranne che One Piece. Betty. Bene Lorenzo, bene che sì, perché io non parlerò mai di One Piece. Lorenzo, ma questa mi pare che non sia una live a tema One Piece, eh? Dire. Live su Kimetsu no Yaiba domani sera. Sì, Kenzo finirà la lettura. Sì. Sensei, hai pure fatto il video di auguri e non ti ricordi? No, ma tu sei sempre minorenne, pure se hai fatto 18 anni sei minorenne.
Giusto, giusto. Stavo dicendo prima che Nosaka sarà minorenne pure a 39 anni e questo vale pure per te. Chi entra minorenne a Zio Cristofano rimane minorenne, mi dispiace. Beh, questo vale anche per noi, immagino. Kenzo, meglio Mora o Boia? Meglio morta. Ma scherzo, scherzo. Va bene, non ho specificato cosa. Esatto, esatto. Kurama, l'anime di One Piece è una brutta cosa. E non lo dico solo per i soldi. Allora, però parlandoci seriamente, ragazzi, ciao Alzio. Viva la figa grande, no, lui è il mio utente preferito, lo giuro. Ciao Alzio. Forse che entra, caccia una perla, cioè imbattibile. Ciao Alzio. Il nostro utente è più forte, ragazzi. Dobbiamo puntare su di lui. No, comunque, secondo, ragazzi, quest'anno dobbiamo fare le cose con criterio. Quello che diceva ogni live di ripresa, ma va bene. Allora, dobbiamo fare un programma, faremo un programma ben delineato. Kenzo, allora, Kenzo alla chiamata di per organizzarci, la videochiamata per organizzarci. No, era no. Assente. Esisteva. No. Ah, diciamola meglio. Diciamo le cose come stanno. Cioè, gli appuntamenti erano alle 3:30, senza Jake arrivano alle 4. Ma non è vero! Ma non è vero, siamo arrivati alle 40! Abbiamo fatto 10 minuti di ritardo. Alle 40. Allora, su questo non sai che poi ci sono dei problemi tecnici, ragazzi. Però io vorrei dire, Kenzo un mese fa, 21:30, non arriva in live. Gli mando un messaggio, ma perché Ante c'era live? Scusa, mi sono scordato. Kenzo oggi, dobbiamo fare un programma ben definito. Cazzo. Ma sono in camera mia che è una cantina, essenzialmente. Kenzo, dopo un mese che noi diciamo che dovevamo riunirci per parlare delle live... Ragazzi, perché non facciamo live? Sì, perché non ci riuniamo per parlare delle live che dovremmo fare? Ce l'avevo scritto letteralmente 3 messaggi sopra. È vero. Ma tipo oggi che sul gruppo di One Piece posto una cosa che vedo su Facebook, 3 messaggi sopra, qualcuno l'aveva già postata. Incredibile, Kenzo. È uno sveglio, è uno sveglio, ragazzi. È uno troppo forte, cioè... Ma vogliamo dare la certezza mensile, però? Quella è una certezza. Grazie Anonymous. Cioè, ragazzi, gli Anonymous ci hanno donato. Gli Anonymous, assurdo. Ha fatto anche il messaggio con quello che parla. Ha detto grazie Ant, sì, finalmente qualcuno con un cervello. Grazie per questo complimento. Finalmente che qualcuno io so che ha donato. Che me lo dice, questo è Ant che è sì. Ant che si fa il messaggio da solo. Grazie Ant, finalmente qualcuno con un cervello. Non sto facendo niente. Non vedo i piedi, Ant. I piedi dove stanno? I piedi, 100 sub, ragazzi, donate ed esco i piedi. Comunque, vabbè, Anonymous, quindi sicuramente non è amico mio. Io c'ho solo Ciambellina. Unico amico. Che dicevi, Jake, della certezza mensile? No, dico, vogliamo darla la certezza mensile? Vai, diamo la certezza mensile. Vai, sensei. Qual è la certezza mensile? La certezza manga mensile. Roulette. Manga roulette è la certezza mensile. C'è un'altra. Davvero? Molto più interessante. Sì. C'è un'altra, è vero. Sì. Ah, ok. Ah, sì, è vero. È vero. Allora, praticamente, cioè, visto che è una rubrica molto... di quelle che piacciono, sembra che abbia successo. Di quelle che piacciono. Una volta al mese vi beccate la posta del cuore. Olè! Annuncio proprio. Molto ragazzi, sentito. Secondo me. È con molto la posta del cuore con Jackpot. Però... E molto only, vai, un spam di emoji per la posta del cuore che tornerà mensilmente. Infatti, secondo me la rubrica migliore è la posta del cuore. Dovremmo montare tutto su quell'altro che stai cagando di manda. Sì. La si posta mette del cuore. Così si fa desiderare, no? Però si dà comunque la costanza e quindi... Ragazzi, c'è anche un'altra certezza mensile
ogni mese ci sarà la canonica live tier list mia di Hunter. Sì, ma perché tutte queste cose? Grazie, sì. Kurama. Questa grazie, è una cosa Kurama. Che grazie Kurama ha donato Kurama per la vostra tier list, è quella della frutta. Grande Kurama. Sei ricordato della tier list della frutta? Tier list della frutta, prossima tier list omogeneizzati. Penso che bello skin, non proprio. Allora, ti devo dire una cosa, che io li assaggio gli omogenizzati adesso. E devo dire che l'omogenizzato mela non è male. Quello alla pera. No, la pera non mi piace. Speravo nell'analisi del sensei. Ma senza dire niente, ci sarà una cosa vai sensei più avanti, una quarantina di giorni su per giù, sì. Wink wink. Con la collaborazione di non si può dire Star Comics. Sì, sì. No, persone, personaggi più importanti di Alessandro Campaiola. Mi vado a ridere. Troppi questa sera, troppi annunci stiamo facendo. Che è successo? Lì forse lo so, è carico, vabbè. Io non ho capito. Ciccio Gamer. Voglio il non mi fate ridere, mi sento male. No, cavolo, ma c'è il cartonato dietro, non l'avevo visto. Sì. Cinzio ha partorito. Tanti auguri, Cinzio. Damn. A maggio. Damn. Congratulazioni, Cinzia. Congratulazioni, Cinzia. Brava, Cinzia. Ma raga, mi piaceva qualcuno viene a Lucca alla fine? Io sono in forze. Però più no che sì. Io quest'anno 100% no, purtroppo. Vediamo per il Games Week al massimo. Quando arriva lo faccio stanotte. Bravo Lorenzo, mi ha ricordato. C'è un sacco di perre messe da parte di sto periodo. Perché sei dentro, Jake? Non è successo assolutamente nulla. Non è successo assolutamente nulla, non ridere. Jake ogni tanto... Ok. Matto. Va bene. Mi sento male, ragazzi. Senza che sia successo nulla. Grazie, Kurama. Kurama ha donato di nuovo e ha scritto grazie Kenzo per quelle foto hot di ieri. Qui succedono cose sotto il banco. Un euro solo, porco Giuda. Grazie, Kurama. Grazie, Kurama. Altro cuoricino per te. Era duro, sì, assolutamente. Ma quando arriviamo a 100 sub facciamo il raduno. Prossimo raduno, ragazzi, avete avuto il contenuto base, il prossimo raduno non DLC. Esatto. Pagate. Vabbè, possiamo chiudere la live. No, realtà c'è un'altra cosa che inizierà da ottobre, però non la diciamo qua. Cioè vogliamo provare a lanciarla senza spammarla da altre parti, solo nel gruppo sub, per chiedervi un po' di supporto iniziale, giusto un po' di io non so di che sta di parlando. Follow, di vabbè, lo sai, se te lo dico lo sai. Di follow, di like, queste cose qua, però sarà una cosa che vediamo come va da sola e poi no, Pornhub noi direttamente Pornhub. Cioè noi non facciamo così. No, tipo... noi non la facciamo da. Non le ragazzinate tipo OnlyFans. Andiamo direttamente su Pornhub. Le ragazzinate, Jake non le manda a dire. Ciao Tatus. Ciao Tatus. Grande, abbiamo già preparato del materiale per Pornhub. Grazie Tatus. In che senso? Betty chiede quando riprendiamo con le live. Oggi. Riprendete con le live. Eccoci qua. È l'unico che c'è. Detto ciao fatto. Tatus. Io in realtà vorrei provare a riprendere Undertale per finire questa genocide in qualche modo. Diciamo che anche che riprende Undertale è come io che devo fare il post su Villain Saga. Sì, ma io ho un buon motivo per cui non l'ho fatto, che sul Mac non riesco a scaricare la patch con la lingua in italiano. Ma Kenzo, quando finisci di leggere Demon Slayer? Mai. È successo, Jack, che ti sei persa la live, forse.
Infatti, la live in cui fatto dal quinto volume al 23esimo nell'arco di due pagine. È fatto nel 2019. Kenny, sono disponibile a combare fotopiedi. Kenny, cosa hai ricevuto come regali oggi? Esatto, Kenny, cioè, che ti hanno regalato? Lui grande Tatus! Tatus ce l'ha fatta. King. Cioè, no, Tatus ha scoperto la figa. King, bravo, grande Tatus. Congratulazioni, no. Grande Tatus. Allora, alla prossima posta del cuore ci devi raccontare. Sì, esattamente. Ci devi mandare un messaggio prima per raccontare, insomma, come è iniziata questa cosa. Giusto. Ma che giusto. Cazzo fai, Tatus? Ma sei stupido. Io devo leggere One Piece in live? No, sbagli Lorenzo, mai e poi mai. Mai One Piece. Mai nella vita. Aiuto. Madonna, quest'altra. Quanto il mutuo. Ragazzi, Tatus, seguite la posta del cuore per scoprire come Tatus si è fidanzato. Nuova sottotrama. God, la mia admin preferita. Si è messo quello è Lorenzo nel Tatus, sbagliato. Cuoricino per Lorenzo. Cuoricino per Lorenzo che sta chiaramente parlando di me. Ragazzi, se arriviamo a 20 sub, Jake legge il primo volume di One Piece. Tutti 20 live. Sub in che senso? 20 sub regalati in una live. Ah, ok. In una live, così, one shot. Bot di 20 sub. Andiamo avanti a bot. Ma non dobbiamo raccontarci che abbiamo fatto durante le vacanze. Vai, Jake, che stai fremendo. Cosa hai fatto durante le vacanze? Ha lavorato. Sono andata da Winix senza trovarlo. No, scherzo. E sono stata in Sicilia. Anch'io. Basta. Quest'anno la Sicilia più Winix. 200% di turisti ha fatto. A do Lamezia. Sì, capitale della Sicilia, Lamezia. Sì. Oh, Lamezia stava è passata al TG un po' di tempo fa, non so per cosa, non mi ricordo. Ah, sì? Aspetta, cos'è successo un po'? Ah, forse fa? Per l'associazione a supporto di della mafia. Di Vannacci. Che cazzo sono i Vannacci? No, comunque è passato un po' di tempo fa al TG, non ricordo perché ho detto "Ma quella è la città di Hunt". Detto proprio così a mia madre. Ma per quale motivo? Non di Sensei. No, non è la mia città, infatti. Perché mamma non conosce bene solo Hunt. Che Sensei è scomparso un po' per un po' di tempo alla Lorea aristofanica. Ah. Ho capito. Ma Sensei lo nega pure di essere che quella è la sua città, quindi. No, non lo nego, non lo nego. Queste cose non si negano, però. Un fratello. Un compagno. Non sono così fiero. Ma c'era il meme che non e basta. C'era il meme che non si doveva sapere io dove fossi. Oh no, abbiamo svelato. Con la madre di Winix conosce Sensei invece. Quando vi siete conosciuti? Questo magari posta del cuore. Argomento della posta del cuore, come Sensei ha conosciuto la mamma di Winix. E poi... trombato, e poi è nato Willix. E poi è nato Willix. Beh, Willix, uno come Willix poteva nascere solo da uno come Sensei. Beh, porta gli occhiali. Secondo me è una prova. È la teoria su Reddit. Dice che Willix Sensei è nel tempo, in realtà Sensei è un vampiro, è vissuto in età, vive dal 700. Confermo, è nato tutto. Tutti i parenti di Sensei. Sensei ci sia dato da fare, sei Sensei pure lo Cititatus. È imparentato un po' con chiunque. Sensei, mi farei un controllino di figli illegittimi in Italia. Ragazzi, approfittate e chiedete la... l'eredità. Il mio tesoro. Vabbè, quindi Kenzo, tu che hai fatto quest'estate? Che cazzo hai fatto quest'estate? Sicilia, siciliani. Io i siciliani li ho adorati, proprio gentili, un popolo proprio
caloroso, Hot. cortese. Caloroso soprattutto quando si tratta dei magistrati, lì molto calorosi sono i siciliani. Cioè sono così caldi i Bravo. siciliani in quel momento che ti fanno saltare in aria letteralmente il Sono una cemento. bomba i siciliani. E poi il cibo, Madonna, ragazzi, in Sicilia si mangia proprio da Dio. Vero, Si vero. sta, cioè il pesce è buono ovunque. Mangiavo tanto pesce in Sicilia, no? Tanto pesce. Tanto L'ho pesce in detto che sono Sicilia. fatti i siciliani. Ha un buonissimo costo, cioè costava Ah, ma devo pochissimo pure il Ah, pesce. perché? Pagamento? Sì, si paga il pesce, Dove sei la stata, qualità si Jake, paga. in Sicilia? No. Capri Leone, Vado? proprio diciamo un Oh, wow. quasi toccata e fuga, nel senso siamo stati pochi giorni in più per un matrimonio. E dove si trova Caprileone? E In che zona, più o meno? vicino, credo vicino, cioè vicino a Capodorlando, vicinissimo a Capodorlando, che è la costa quella Ah, nord, ok, ti stavo per chiedere dove si vicino. trova Tipo un Capodorlando. paio d'ore, neanche un'oretta da Messina. Jake è passata pure dalla Calabria, ragazzi. E non si è fermata alla Sì. Mezzia Terme. Infame. Lo so. Me ne ricorderò quando passerò Purtroppo da non c'è Roma. stato. Te Per lo ricorderai quando passerai da Roma andare in treno a 240 km orari. Non ti a fermerai. Caprileone. Andrò dritto a Caprileone. Quanto ci ho messo? Aspetta, chi la domanda è a A me? te. In macchina, Quanto ci ho messo specifichiamo per che andata. arrivare in Sicilia? Sì, perché sono andata in macchina. Allora, noi ci abbiamo messo per arrivare a Reggio 12 ore. Perché c'era a bordo un bimbo di 9 mesi. E quindi comunque, insomma, abbiamo fatto tante fermate. Incredibile. Tante. Prima motivazione che ha detto Jake non è le deviazioni sulla Salerno-Reggio. Quindi già questo è. sì. E quindi motivo per cui poi non mi sono neanche fermata a Lamezia, ma perché comunque là stavamo un po', diciamo, agli ordini delle esigenze del bimbo, quindi non è che uno poteva fermarsi quando diceva lui, insomma. Ci fermavamo quando aveva bisogno il bambino. Dai, 25 Anto. anzi. Quindi, Ant, quando avrai un bambino, avrai la scusa che. Ok, procedo. Vai, Ant. Siamo tutti con te, facciamo il tifo. Sensei? Sensei, cosa mi hai passato le vacanze? Le ho passate bene. Ma cosa Sì, intendi, scusa. sensei? Cioè, non hai fatto niente, ma sono stato a casa. Sì, Perfetto. e poi, ma. Quindi non sento nessuna parte. No, non sento nessuna parte. Ma quella cosa che mi hai detto che facevi prima delle vacanze, come è andata a finire? No, non. Alla fine non ho concluso nulla per motivi legati a mancanza di cose. Grazie Kenzo, tu come hai per il passato le contributo, vacanze? sensei. Vai, Kenzo. Come hai passato le Allora, vacanze, Kenzo? io ho fatto una settimana a Cipro, sono tornato a becca parenti e Kenzo è ricco, Kenzo va a Cipro. sono andato a sparare di nuovo al poligono, bellissimo sparare a poligono, soprattutto quando prendi le persone. Ah, ecco quella di E cosa di prima, meglio Moro o boia, ho capito. esatto. E poi basta, essenzialmente poi sono tornato e mi sono messo a studiare. Questo è quanto, l'università è Bravo finita così. ragazzo, Kenzo. Kenzo avrà messo incinta sette tipi diverse quest'estate. Come fa a saperlo lui? Addio, Ciao Wilix. Ciao Wilix, addio. Con te Willy. se ne va la parte migliore di zia Aristofano. Ciao Wilix, buonanotte. Ant? Ant è stato in Sicilia. La parte Con est e Gecotto, sud. sorpresa. Sì, e entrambi non siamo passati alla Lamezia Terme. Questa era il colpo di scena. E poi niente, so pure io ho lavorato però dal mare.
lavoro. Cioè, vi rendete conto, questo qua, ogni volta che Ante scrive sul gruppo o mette magari una storia su Instagram, ma sembra fare weekend aziendali. Cioè, pare che il loro weekend aziendale duri un mese. Weekend lungo un mese. È una cosa tremenda, Cristo. Non si può, non si affronti, non si fare più discorsi con questo ragazzo, perché ogni volta ti sminuisce. Senza che dice nulla, ti sminuisce. No, dai, fino a dicembre non sminuisco nessuno. Oh, Ante, che stai a fa? Sto... Esattamente. C'è Cinzietta. No, censura. Sì, esatto. C'è Cinzietta che dice: lo correggo io, così mi alleno per il tirocinio. Tanto il livello di Sensei è congiunzione scuola media, giusto? Punto interrogativo. No, non è scuola. Non so cosa tu volessi dire con questa frase, ma sicuramente non stavi intendendo che il mio livello è verbo scuola media. Cosa che tra l'altro non è. Quindi elementari. No. Va bene, questo è di nuovo, questo è il grande intrattenimento di zio Cristofano, in cui assurde vacanze. Vedi, abbiamo Lorenzo è rimasto stupito, non se l'aspettava. È incredibile, ragazzi. Vacanze incredibili. Vabbè, ragazzi, parliamo di cose serie. Parliamo di cose serie. Non è che per dire che non ci sono cose serie in questo canale. Allora, Ante, quando è che ci sarà il prossimo weekend aziendale? A dicembre. Vediamo dove andiamo. L'anno scorso siamo stati a Courmayeur. Vediamo se quest'anno riescono a replicarsi. Io sinceramente non so più se dice cazzate o no, perché ormai è tutto probabile. Dove dice, quindi è... Ciao Alex! Ciao Alex! Oh, ciao Alex! Ciao Alex! Grazie per gli auguri, Alex. Grazie! Hai visto, Ant, questo annuncio tuo? Eh sì, ma ci ha portato a grande visibilità. Pensa se associato all'annuncio fosse stata una foto tipo... Ehi... Sì... Weekend aziendale, no, davvero, regalato. Ant, vogliamo cominciare con questo nuovo trend? Con le foto che non c'entrano un cazzo con gli argomenti dei post. Ant, un solo anno, ti prego, fai questa cosa per un anno solo, vediamo come va. Tipo se un poi mese. No, un anno, una stagione, per tutta la stagione 2023-2024. Allora, scusate, devo interrompervi perché abbiamo avuto una segnalazione formale. Buonasera, sono il rappresentante del club delle seghe. Sono qui per riscuotere la tassa sega. 5, deve pagare, scriva Segone in chat. 5, non me lo aspettavo. Paga. Facciamo pagare. Non mi aspettavo questa segnalazione formale il giorno del nostro compleanno, però purtroppo è successo, ragazzi. Io sono soddisfatto così, ragazzi, quest'anno è partito benissimo. Per me è ok. Questo è il bello di... dei 7 anni di sta cosa. Chiunque, non è 5, chiunque, ecco. Okay, okay. Allora ci siamo. Ah, hai capito. Non l'avevo capito io. Astrolord si sta facendo i soldi, oh, voi scherzate, guarda quanti secone ci sono in chat. Grande Astrolord, benvenuto. Siamo contenti di averti qui con noi. Ciao. Cioè, cosa c'è? Siamo contenti che sei venuto, Astrolord. Ma infatti Kenny Lorenzo, e Camps non sei l'unico. Condividono il compleanno con la Locanda. Wow. Kenny, Camps, io mi domando che ne farei, Ma cosa avete letto o visto quest'estate di bello? Ho lavorato. Cioè, comunque sto canale, con che tristezza, Jake. Ho lavorato. Beh, questo è un canale che mette allegria, ragazzi. Tremendo. No, io che ho visto, ho visto niente. No, ragazzi, se provo a vedere se mi sono scordato qualcosa, ma veramente a sto giro non mi sono scordato nulla, non ho visto niente.
Bello, Betty. Grande Betty. Ah, però io una cosa l'ho Grande vista. Però Betty. Barbie. non posso dirlo. Non può dire, tra un mese. Eh no, Ah, prima. No, lo dirò ho capito di quando, lo cosa stai dirò quando parlando. faremo quella live. Vabbè, Vabbè, no, si puoi può dire, dirlo. sì, si può Si dire. può Poi ne dire. discuteremo nello No, non mi va specifico. di dirlo, non mi va di dirlo per poi parlarne dopo. Cioè, voglio Beh. parlarne appena dico che l'ho visto. Se lo dico, ne parlo. Jake sa mantenere Bello. l'hype. Ok. Ops, ho Ok. sbagliato. Jake comunque è bravo a fare live. Kenzo, lo top di... questa è tosta. Questa è tosta. Primo posto. Ah, decimo posto. Storia di una principessa. Nono. Le avventure di Daiki. Manco se ne conosco 10. Ottavo. Ottavo. 6K e Dadai. Cultura questa, eh. Settimo, Boku no Pico. E poi altri non me li ricordo, ragazzi. Nomi troppo difficili sono. Mi fermo alla settima. Questa è una top 7. Cioè top 10 barra 7. Va Ok. bene, Kenzo, Ce la grazie. facciamo andare bene. Come si fa a togliere? Ok, avete già fatto. Le mie palle. Alex dice che ha letto un po' di romanzi, ma Alex ogni storia che posta posta cose che No, ma legge, che quindi cazzo. io non so No, come fai, Alex, ma che Alex. cazzo leggi libri del 2023? Ma per un fumetto. Cioè, la gente mi fa ti regalo un libro per compleanno. Se mi regalo un libro per compleanno, lo brucio davanti a te. Giuro su Cristo, te lo brucio davanti se mi fa Oh, ciao compleanno. Rada. Ciao Rada. Grazie. Rada. Grazie. E bentornato anche a te. Lorenzo ha visto Barbie, bello. Sono d'accordo. Oppenheimer molto bello, sono d'accordo. Assassino a Venezia lo vado a vedere giovedì. Ah, io vado a vedere pure questi giorni. Madonna, ragazzi, ma dove ho trovato il tempo di andare così spesso al cinema? Ma io dalle 18 Oh, sono l'altro libero. giorno mi sono visto due film in un giorno. Non facevo questa cosa quando avevo 15 anni. Al E non cinema? sono stati Barbie o Sì. Oppenheimer. Vedete Kenzo No, come. sono stati una sterminata domenica. Bello. Mi sono visto poi Io Capitano, che è la storia di Salvini, che diventa premier. Una sterminata domenica, Kenzo. È Beh, bello, 3 volte in tre molto. mesi, Lorenzo, io sono anni che non vado al cinema. Damn, Jake, che cazzo dici? Bisogna Sono anni rimediare. che non vado al cinema. Ma sei Baxax. Io quest'estate ho riletto i primi 100 capitoli di One Piece per prepararmi al live action. No, vabbè, li volevo rileggere in realtà. Però con la scusa li ho riletti. Scoperti incredibile. Oda non sbiancava. Non sbiancava, non sbiancava intorno ai personaggi una volta. O comunque se lo Ah, faceva ma era più alto. pochissimo. Magari due volte forse contate c'era un po' più di alone. Ma non Mamma mia. sbiancava, era tutto. Quando ti dicono no, che è sempre stato lo stile di Oda, no. No, neppure un No, no. cazzo. Quando Cioè, l'hanno detto? Chi dicono. l'ha detto? Su un Fonti. commento su YouTube a un nostro video. Al mio video, quello che ho fatto. Che ho nominato Basta Bianchi in One Piece, una cosa Che del senso? genere. Fammi vedere. Fammi Vado. vedere. Fammi vedere. Non Ma ti sbiancava, sei era. Cioè, avvelenato? erano. Le tavole Sì. erano. Si capiva tutto. Erano. Anche le Vabbè. tavole un po' più pianotte. Ma quanto cazzo erano. Quanto erano equilibrate le tavole? Mentre adesso ci butta dentro pure lo sperma, ci sborra pure Sì, dentro è le vero. tavole. Inizio, proprio nei primi capitoli si vede che le ambientazioni erano volutamente forse un po' più asciutte rispetto ad ora, però c'è cioè, 100 volte meglio in quel modo che vedere 10.000 persone in giro con 10 livelli diversi di bianco, cioè la scala di grigio fatta per sbiancare Capisce una intorno ai sega. Una personaggi. sega si capisce. Anche prima sbiancava e il suo stile. Sì, Dice vedi. Jevlan.
Gerland 1268. E Andate. poi Cyber G1 Ulio 690. Infatti. Rileggetevi i primi 100 capitoli di One Piece, non di più, di meno se volete, perché comunque ci siete, ve ne potete accorgere prima, ma era un fumetto normale sotto questo punto di vista. No, grazie. No, grazie. No, io un tempo fa lessi il primo volume di One Piece e ricordo che praticamente era molto più valido di come è attualmente. Basta One Piece, basta One Brava, Piece. basta, No, no, basta. devo Poi io ho rispondere a Trigger Alex, comprato. però. Dio Madonna, Che mi ha che chiesto i pareri cognome. sulla serie, li devo dare. Carina. Ma tu poi non l'hai vista, Kenzo, innanzitutto. Ho visto solo 3 episodi perché non c'ho voglia. Belli, Ma che ne pensavi? cioè a me sono piaciuti. Ho visto il primo, quello di Buggy e quello del Baratie. A me è piaciuto un sacco il Baratie, il mio preferito, diciamo. E più che altro perché sulla scenografia dei Baratie hanno fatto un bel lavoro. Il primo carino, cioè, mi ha trasmesso più di tanto, devo dire la verità. Quello di Buggy, fighissima la boss fight. No, cioè, la boss fight, essenzialmente, quando spaccano il culo a Buggy, bello. E pure l'attore di Buggy, tanta roba. E l'ha reso veramente bene. E quello del Baratie, l'ho detto, per scenografia, ma pure per. Cioè, da subito c'è una chimica incredibile tra i personaggi con Sanji pure in mezzo. E mi piace poi che da lì si sono buttati direttamente su Arlong Park, capito? Quelli hanno collegati perché a un certo punto sbucano gli uomini pesce. Sì, ma Hanno ci sta che sia tutto più organico. fatto. Non lo so, scorre di più, diciamo. Sì, sì, sì. Esatto, cioè, è come se fosse. Mi piaciuto un sacco il fatto che è come se fosse tutto un flusso, capito? Mentre magari. Nel manga c'hai la concezione di visione per arco narrativo, soprattutto magari nelle prime saghe, è tutto un flusso. Eh sì, perché alla fine quella è la stagione che deve quadrare, no, in sé, Esatto, non capito? il Bella volume, il perché. capitolo, l'arco. Sì, secondo me hanno fatto un buon adattamento, cioè nel senso che sono riusciti a trasporre bene l'opera per farla rientrare nei limiti e nelle caratteristiche di una serie TV. Sì, è questo, cioè la cosa che mi stupisce è che dal punto di vista dell'adattamento, non dico che è perfetto, perché ci sono certi momenti che mancano, che comunque sono abbastanza importanti, certi invece che avrebbero potuto rendere meglio. Però cioè cala nelle caratteristiche di una serie TV qualsiasi, non di un adattamento. E questo magari è una cosa positiva perché potrebbe significare margine di miglioramento, per le Sì, prossime stagioni. io in realtà secondo me non andranno avanti per tanto, cioè è impossibile. Oh, già mi è costata 18, 16-18 milioni a stagione. Più si andrà avanti, quindi più sarà bisogno di scenografie più pesanti, CGI più presente, e anche un cast maggiore di numero. Cioè, dove vanno a piedi soldi questi? Ma ho capito che è Netflix. Ma Bisogna certo. capire effettivamente quanto ha fruttato. Cioè, non so se lo potremo sapere, però dipende da questo alla fine. Bene. Beh, io direi che. Ah, buongiorno. 12. 12. 12. Esatto. 12. Sì, 12 nel senso che loro vorrebbero arrivare a 12. 6 già sarebbe figo, ne hanno confermato però 2, ovviamente, soltanto. Cioè la Buonanotte, prossima. Betty. Ciao, Betty. Bella Betty. La brava minorenne vai a dormire prima delle 11. Vabbè, io sto cosa Ah, la sono, facevo quando non sono ero neanche le 11. Si è aperto un varco spazio-temporale quando ho iniziato a parlare del live action di One Piece. Sì, minore. mi Sì, ero già addormentata, infatti. esatto. Madonna. Sì. Vabbè, io comunque non ho altro da dire. Se avete domande voi, se no dite che prima live ci sta. Non ho altro da dire sulle vacanze, vuol dire non hai altro da dire. Altri pari di pianto sulle nostre vacanze.
Belle vacanze avete fatto, soprattutto Sensei. Ah no, Sensei una cosa sulle vacanze la voleva dire. Vai. Sulle cose che ha visto, no? Letto. Chi fa le vacanze è stupido. No, no. Io volevo dire che in queste vacanze ho... Ho visto un po' di Digimon. Si è Hai chiuso visto Digimon? con il gioco di Digimon questo, ragazzi. Sì, a parte che sì, poi ho anche giocato a Digimon. Grande, Sensei. Sei una persona seria. Sei l'unica persona Però seria. che schifo i Digimon. Vai a fare in culo, non andarsene più. Giocato addirittura a due giochi dei Digimon. Ho giocato Digimon Story Cyber Sleuth e Digimon Survive. Sono onesto, mi aspettavo di più da Digimon Survive. Però Digimon Story Cyber Sleuth mi ha... Interessante gioco. Vorrei aprire una parentesi. Posto del cuore, mi raccomando, non mancate per scoprire quali preservativi usa Tatus. Potrebbe starci come argomento, non vorrei mai. Buon lavoro, Cinzietta, Ma buonanotte. sensei, tu hai mai visto quell'hentai di Ciao, Digimon dove c'è Cinzietta. tipo Angimon che si scopa quello là verde, quel Digimon verde, non mi ricordo come si chiama. Ma chi? Pokémon? Quella è una specie di cactus con la Pokémon. pianta verde. Ok. Pokémon si chiamano? Ha Non lo so, implicitamente non mi ricordo Pokémon. come si chiama. Ha implicitamente ammesso di averlo visto. No, io potrei averlo beccato per sbaglio, sono No, ma io un attimo. dicevo di Sensei, di te sono d'accordo che... Ah, ok. Vaporeon? Jake, Basta, meglio non sapevate che scoprirlo. Vaporeon? Vaporeon. Questo sarà un argomento da... No, non stavo per La dire manga questo al roulette. cuore. Ma sì, le manga roulette. Esatto. Ci guardiamo un hentai su Vaporeon e poi facciamo il manga, cioè facciamo la roulette e chi esce deve mandare la foto della sborrata su Vaporeon nel gruppo sub. Devi mandare il caffè corretto. Hentai roulette. La Foto del... lasagna corretta. La lasagna corretta, del caffè corretto, quello che volete. Preferibilmente come nelle storie, di Instagram. Grazie. State raccogliendo consensi. Io ci sto, vabbè, Kurama è matto, questo sta pure in Germania, questo va nei bordelli, si Ma eri in scopa Germania o in le Francia? Io ricordavo stessi in cambiali. Francia. No, sta in In Germania. Germania. Ah, Sì, ok. in Germania. Ma no, metto che battroia ogni tanto. Ah, perché è legale lì. Sì, sono i bordelli in Germania, no? Cioè, quando ci sono stato io, sì. Ah, ecco. Chiaro, chiaro. Comunque possiamo anche... Chiaramente postate il cuore, cioè l'amore comprende anche l'atto sessuale, quindi possiamo Certo. trattare questo argomento, cioè argomenti un po' più spinti. Cioè finora abbiamo parlato di cose molto più... Siamo partiti un po' alla lontana, no? Partendo di Vabbè, giusto, con calma. approcci, come chiedere di uscire, e cose di questo genere, però... Piano piano ci arriviamo anche al come arrivare Ci a... arriviamo alla sborrata. Ci arriviamo anche a capire come, no? Avere un approccio fisico. Possiamo trattarlo questo argomento. Che ne pensi, Sensei? Penso che sia giusto, sì. Approccio di sensei. Puttana, mettiti a prego, la troia. Prima Alex diceva di Durex, collaborazione Durex Zio Aristofano, ma quanto sarebbe figo un preservativo con la faccia di Zio Aristofano alla punta? In effetti sì, è Pensate, mo' è proprio vero. una cazzata. Il bro ha sparato proprio una cazzata. Penso che si possa fare, sai. Noi Cioè, siamo penso che ci contrari. stanno aziende che puoi ordinare. Sì, No, fanno i ti fanno le preservativi su stampe. misura, nel senso ci fanno la stampa che vuoi. Tipo pumpling, ma se Questa è lo una mettiamo cosa. come regalino? Questa è una cosa che avrebbe dovuto sapere Ante Kenzo prima di regalarti questo. Ah, Sì. vero. Vabbè, ma vuoi mettere, cioè, un cartonato dimensioni naturali di Jake? Naturali no, però comunque Naturale no, gigante perché è un po' di più Jake. grosso. Un po' più grosso, ragazzi. Oddio, non so che cosa è caduto. Ah, sì, Ha ok. preso È vita. caduto. Sì. So
so cosa è caduto. E alla fine è successo. No, io stavo pensando ancora al preservativo con la faccia di Aristofano. C'è tipo pampling, Questo mi è sezione messo l'idea in preservativi. testa. Ma ragazzi, ma io ho visto il negozio di pampling a Reggio Calabria. No, vabbè, Com'è Reggio Calabria non è possibile? una città di cui essere fieri. Scherzo, ovviamente. È uno zoo, è Scherzo. uno zoo, è C'ha un bel lungomare. Vero, vero, sì, glielo concediamo. Glielo concediamo. Reggio Calabria. Sì, è una città con le una sue città. cose. Il negozio di Reggio Calabria pampling. è una città. È una città, sì. È È senz'altro una città, eh. senz'altro una città che si trova in Calabria. Ma Jake, senti, com'è stato visitare il capoluogo della Calabria? Com'è stato visitare il capoluogo della Calabria? Perché sei stato a Catanzaro? No. Ah, ok. Kenzo, abbiamo Catanzaro è consigli? il capoluogo, non è la Reggio Calabria. Cioè, Vedi, ancora un altro. ma ti rendi conto che cioè, c'è un po'. È come tipo Reggio Emilia. Cioè, c'è un posto che si chiama Reggio Calabria e non è il capoluogo. Che senso c'ha sta cosa? È vero, effettivamente, cioè, Sì, pensaci. Reggio è un nome da capoluogo. Tipo. Ma anche tipo penso l'evoluzione, cioè non penso che Catanzaro sia più grossa Ma di Reggio. Catanzaro, ovviamente ragazzi, non ce l'ho con. Ma Catanzaro Amici chi è catanzaresi! che Andate a fare in culo poco di. No, scherzo, perché. No, vabbè, però se non sbaglio Betty è di Catanzaro Lido. Quindi so che quelli di Catanzaro Lido non si ritengono catanzaresi, anzi sono abbastanza in. Ma Ah. con Catanzaro c'erano tutti, questo è il problema. No, che non è un problema. Ma perché? Ma perché? Cioè, non ha senso che Catanzaro sia. Il capoluogo. Sì, anche. Collegata malissimo, sta su delle montagne. Non è la città più popolosa, non è nemmeno. Vabbè, Cioè, la Lamezia, se non Lamezia sbaglio, è diventata capoluogo, dai. la quarta dopo che si sono uniti i due comuni. Quanto è grossa Lamezia? Lamezia, ragazzi, è più estesa di Torino. Diciamolo, diciamolo. Più estesa di Torino. Lamezia Numero di Terme è una sì che è abitanti. una bella Ah, sì, città. perché Madonna, magari. quanto è piccola Torino. Sì. 70.000 abitanti. Più o meno. Grazie. Più o meno. Però sì. È tipo un quartiere di Roma. Sì. Ma ho Roma visto sul l'altro distretto. giorno l'estensione di Roma. Non voglio dire una scemenza, ma. Aspetta, l'andiamo a rivedere. Guarda lì, sta fuori alla finestra. L'estensione Sì, mi sono affacciato un attimo e ho visto. Porca vacca, quanto è grande di Roma. Roma. Allora, 1287. Intanto sta partendo un PC. Fatti un momento 1287. super quark. Roma è la Bravo. metà dell'estensione della provincia di Catanzaro. Cioè della provincia, non di Catanzaro, di tutta la provincia, Roma è metà. Poia. Questi a te? Ah, Ma serio? sì, Roma 1000 e qualcosa chilometri quadrati, provincia di Catanzaro 2000 e qualcosa chilometri quadrati. Sì, però. Vedete, c'è È anche incredibile cultura sta in queste cosa. live. Ok, abbiamo parlato male di Catanzaro, possiamo andare a dormire. Ragazzi, grazie per averci seguito e grazie per aver festeggiato il settimo compleanno di Zio Cristofano con noi. A saperlo prima mi sarei vestito con qualche trombetta, vabbè, prossimo anno. Prossimo Messo una anno fumata prossimo, maschera. ormai è andata così, l'anno Come i prossimo. bambini, Per il Ant. prossimo sarà per il Col prossimo. cappellino Ma a perché scusate, punta, voi magari. quando festeggiate i compleanni vostri o di qualsiasi altra persona non vi mettete i cappellini, le trombette? No.
mai fatto tanto. In effetti mi sembra nuova questa cosa. Cioè io mi vesto bene, mi metto tipo il vestito carino. Kenzo? Io vado nudo. La chat? Cioè sono l'unico che si con il, che facciamo il cappellino e... Secondo me vi divertireste ad andare a un compleanno con me. Va bene, Ant, ti faccio compagnia io se vuoi, dai. Scusa, okay. Invitaci al tuo prossimo compleanno. Va bene. Si è fatta allora, vedi? Tra l'altro siamo tutti il 3 di febbraio, potremmo festeggiarlo insieme il compleanno. Facciamo il compleanno di zio Aristofano, quello vero, escludendo malamente Kenzo. Sì. Vabbè, ha sbagliato mese. Non ci possiamo fare niente. Vabbè. Buonanotte, grazie a tutti per esserci stati qui per questo nostro ragazzi. Ritorno e compleanno. Ci vediamo. Un'accoglienza davvero calorosa, grazie mille ragazzi, vi voglio tanto bene. Bella, belli. Alla prossima. Buonanotte. Ciao ragazzi. Ciao. Buonanotte. Bravi sempre.